Che cosa succede se io mi posso trasformare nella Dancing Serbian Lady su GTA 5? C'è una persona che mi insegue! E fare uno scherzo al mio amico. Lì io gli farò tipo lo spaventino con questa cosa qui che sentite. L'ho fatto completamente impazzire. Ah, ci picchia! Ci sono troppe cose! Oggi devo fare uno scherzo al mio amico, che è Ryder. Io, come vedete in questa macchina, sono la Serbian Dancing Lady. Mi sono messo la Serbian Dancing Lady. Poi dopo mi cambierò e praticamente all'aeroporto di GTA 5, che vi faccio vedere sulla mappa, è qui. Andremo circa fino a qui e qui gli dirò che c'è un segreto. Che in realtà è un altro mio amico che sta facendo finta. Ha anche lui la Serbian Dancing Lady. Lì io gli farò tipo lo spaventino con questa cosa qui che sentite. Farà stra paura, raga. Voglio vedere troppo la sua reazione. Oh mio Dio, sono veramente, veramente felice di fare questo scherzo, perché chissà come uscirà. Dai, speriamo che esca bene, se no non lo carico. Però, allora, già rido perché fa ridere. Ok, adesso entro nella stanza. Ryder? Sì? Come stai? Bene, perché? Che succede? Io sto arrivando, diciamo, tu sei a Forza Ancudo, dici? Sì, sono all'entrata, sto controllando la mia macchina perché ho fatto un piccolo danno. Ok, io sono sulla strada, probabilmente ci metterò ancora un pochino. Ryder, ma cosa sta succedendo? Ma che cos'è? C'è una persona che mi insegue! Ma è la Serbian Dancing Lady che mi insegue! Scusami, in che senso? Dove la stai vedendo la Serbian Dancing Lady? Sono all'entrata, c'è la Serbian Dancing Lady che mi sta... Non lo so cosa vuole fare, ma mi sta seguendo, aiuto! Davvero? Può essere... Ryder, devi stare attento, devi stare attentissimo, mi raccomando, perché la Serbian Dancing Lady può farti fuori, io l'ho vista, l'avevo anche imprigionata purtroppo, ma lei sta ancora lì, purtroppo. Che caspita sì, ma mi sta inseguendo, aiutami, fai qualcosa, aiutami, mi sta sparando! Oh no, tranquillo, sto arrivando, Ryder, tranquillo, porca puzzarda! Sta sparando alla mia macchina! No, no, non va bene questa cosa. Comunque, io sono sulla strada. Io che cosa ci devo fare? Cerca di difenderti, non lo so. Aiuto, cerco di entrare, vi faccio prendere no, la no, guardia. È pessima idea, perché ti ammazzano, pessima idea. Ma scherzavo. Tu resta lì, non mi raccomando, non entrare a Forza Ancudo. Sì, ma ci provo, perché lei mi sta sparando, vuole uccidermi. Ma scusa, perché lei ti sta sparando? In che senso? Non lo so, mi sta sparando con il pompa addirittura. Oh no, con il pompa! E cosa fa con il pompa? Mi spara, cerca di uccidermi, ma quanto vedo la mira non è molto brava con la mira. Sì, e mi sa di no. Corre, aiuto! Accidenti, che brutta storia, mi dispiace Ryder, sarà traumatizzante per te, vero? Ma quante armi ha? Ma tutte le armi, aiuto! Ma ne ha tante, perché lei è la Serbian Dancing Lady, lei può fare tutto alone, ai comandi del server. Aiuto! No, tranquillo! Cosa ti sta sparando ora? I razzetti rossi. Oh no, quelli praticamente si dice che siano razzetti maledetti. Ryder, stai attento. Sono dietro la macchina, forse non mi ha visto. Ok, e sono invece ancora... no, mi ha visto. Sono ancora maledetti? I razzetti? Credo di sì. Ma perché in questo modo? Perché è pericoloso, porca puzzarda. Mi dispiace molto. Aiuto, non mettermi ancora a pianza. Fai qualcosa, aiutami. Ok, va bene fuori. Va bene, ci sto provando, sto cercando di buttarla fuori dal server. E che in questo momento è molto complicato cercare di fare ciò. Perché qua c'è un hacker che tu non sai. Però praticamente mi hanno hackerato tutto il server. È un problema questo. Sì, ma aiutami, io sto per morire. Ti ho detto che ti sto aiutando. Cioè, adesso devi essere anche un po' grato a me stesso. Ti ringrazio per quello che stai facendo, ma a me mi serve una mano. Te l'ho detto che ti sto facendo aiutare. Porca miseria, Ryder. Adesso sto arrivando. Vai presto, per favore. Va bene, eccomi, cioè sono quasi qua. Tranquillo, ci sono quasi. Ah, forse non la vedo più, è scomparsa. Ma tranquillo, perché io sono qui. come puoi sentire, io adesso sono in ansia perché ho appena sconfitto l'hacker. Ah, meno male, dai, io mi sono rinchiuso in macchina. Ok, meno male, bravo. Ok, allora, praticamente ciao, sono io, Ryder, mi vedi? Ma dove sei? Ciao, eccomi qua. Allora, praticamente, dov'è la Dancing Lady? Che adesso le faccio vedere io, perché io sono un agente della FIB nel gioco. Niente, Ryder, senti, entriamo nella mia macchina, vai. Perché poi...
io ho anche delle hack, tutte delle cose che posso usare in maniera bella, perché io sono un mezzo hacker quando voglia. Allora, mostrami. Sì, ti mostro. Va bene. Adesso io direi di andare, perché ti devo portare a far vedere un mistero di GTA 5. Quanto mi incuriosiscono i misteri, mamma mia. Esattamente. Adesso andiamo da questa parte, credo che sia da qua, ok? E poi dimmi un po', tu che esperienza hai con i misteri di GTA 5? Pochi, però mi incuriosiscono molto. Pochi, però ti incuriosiscono molto, ho capito. Vabbè, diciamo che adesso ne vedrai uno veramente bello, che forse potrebbe essere un nuovo mistero, chi lo sa. Perché tecnicamente io ho sentito che la Serbian Dancing Lady è uscita dalla prigione, Ryder. Ma come? Sì. Ma come è possibile? Perché io l'ho imprigionata nella mia prigione di GTAV, GTA 5. Io non capisco come è potuto succedere tutto ciò, però mi dispiace tanto, capito? Perché io l'ho imprigionata, era così tanto bello che lei stesse lì dentro, no? Perché non stava facendo danni nel nostro server. Forse tu avevi visto prima quello, oppure hai già sentito di questa cosa e mi stavi prendendo in giro, eh? No, no, io guarda, veramente, lei mi stava inseguendo, mi stava sparando addirittura con le armi. Ti stava sparando? Volevo uccidere, vuole vendicarsi, secondo me, vuole vendicarsi. Porca miseria, non va bene tutto ciò! Mi dispiace molto, caro Ryder, adesso però dobbiamo andare a portare questa cosa lì davanti. Cioè, a portarti a vedere qual è la Dancing Lady Serbian. Quindi... Ah, c'è una macchina davanti a te, hai visto? Ma non è che mi stai nascondendo qualcosa? Dove no. Mi stai portando? Io mi sto iniziando a preoccupare. Mi sa che sono morto, aspetta, sto scherzando, dai. Ecco qua, adesso è che fare gli incidenti mi sa che ce li sta provocando la Serbian Dancing Lady. Comunque, come ti permetti di accusarmi di averti scherzato? Io ho soltanto chiesto perché mi sembra un pochino strano che tu mi vuoi portare in questo posto così all'improvviso. Che cacchio vuoi? Dimmi, eh? Nulla, io voglio soltanto vivere possibilmente, perché lei voleva uccidermi. Ma smettila, che non sei nemmeno capace di prendere in mano un'arma e possederla. Ma io sono una persona molto pacifica e non ho armi. Allora, vabbè, senti, basta, stiamo facendo un attimo i deficienti, però adesso cerchiamo di entrare in mood mistero. Tu, quindi, cosa ne pensi della Serbian Dancing Lady? Ma io ho molta paura e è la prima volta che la incontro di persona su GTA, quindi molto molto preoccupante. Ma tu l'hai vista in giro la Serbian Dancing Lady? L'hai mai vista? Qualche volta mi è sembrato di guardarla per strada, di incontrarla da qualche parte. Adesso tu mi stai facendo uno scherzo, vero? Non è vero, mi volevo uccidere. Se vabbè, adesso, ma Ryder, ma guarda che... hai chiamato la polizia se ti voleva uccidere. Non ho il cellulare con me in questo momento. Ah, ma tu dici su GTA, intendevi? Appunto, l'ho dimenticato a casa. Ma cosa stai dicendo? Ma Ryder, ma scusa, ma ti decidi? L'ho dimenticato nel mio appartamento il cellulare, non ce l'ho con me. Nell'appartamento di GTA, vabbè, ho capito, ti sei dimenticato... Scusa, non dovevo dire sta parola. Adesso siamo quasi all'aeroporto, adesso dobbiamo essere seri, perché potrebbe succedere un brutto casotto. Cipicchia. Forse si entra da qua sotto, vero? Allora, Dunis, raccontami un poco di questo mistero. Devi sapere che la Serbian Dancing Lady si nasconde nelle strade buie. E il momento è anche corretto, perché se vedi il tramonto, buio, strano. Ok? Oh, mamma mia. Praticamente lei deve prendere un coltello e te la inficca in pancia, ovviamente, perché è lì che ti ammazza. No, grazie. No, o nel cuore. Non vorrei. E invece può succedere tutto ciò. Infatti dobbiamo stare attenti, perché non vogliamo morire, vero? Lì c'è la polizia. Magari ce la facciamo venire con noi. Sì, no? Ma sono stupidi su GTA, non capiscono niente. Infatti guardali. Dunis! Oddio, aiuto, Dunis, che cos'era quest'urlo? Non lo so, Ryder, cos'è? Cioè, che paura! Troppe rumori! Scappa, dobbiamo scappare, dobbiamo andarcene da qui! Scappiamo! Accidenti, cosa è successo? Qua è successo tutto un casino, mi dispiace tanto, Ryder, adesso... Però ce ne andiamo, poi ritorniamo, perché dobbiamo vedere la Dancing Lady Serbian, perché è impazzita, hai sentito quell'urlo? Oh, mamma mia, mi sono spaventato tantissimo, e lo sono ancora! Guarda, immagino... Senti, vedi adesso la gravità del problema? La vedi? Purtroppo sì. Cosa facciamo? Porca puzzarda!
Io suggerirei di scappare il più lontano possibile per adesso. Va bene, ok. Per no, sai cosa? Ci dobbiamo ritornare. Quindi sì. Sei pronto? No, per nulla. Perché dobbiamo entrare nell'aeroporto, ok? Perché lì, secondo me, giace la Serbian Dancing Lady. Dancing Serbian Lady, quel che è. Capito? Ma perché devo venire io, uffa? Ok. Dirigiamoci, dirigiamoci, vai. Sei pronto? Mamma mia, secondo me non finirà bene questa cosa. Lo so, però non ti preoccupare. Tanto ormai l'urlo ci ha già fatto cagare addosso. Anche se ritorna, non ci può far più cagare addosso. Oh mio Dio, Ryder, la vedi? È proprio oddio, lì. Oddio, oddio. Scappa, scappa, dobbiamo andarcene. E lei accipicchiona. Vabbè, senti, vediamo un attimo cosa vuole fare, perché io non scappo. Cioè, stai scherzando? Investila, non forse, so, fai qualcosa. No, forse ti vuole uccidere, sai, perché la vedo propensa a farti a ucciderti. Esci un attimo dalla macchina. Esci dalla macchina! Aiuto, aiuto Dunis! Dunis mi sta inseguendo, Dunis! Dunis, fai qualcosa, aiutami! Oh mio Dio, mi dispiace, Ryder! Mi dispiace! Fai qualcosa, tu mi hai portato qui, tu mi tiri fuori! Mi dispiace, non si può fare, non si può fare! No, 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 no! Ti sta uccidendo? Ryder, scappa! Scappa! Ma che cosa ridi? Tirami fuori da questo guaio! Va bene, basta, basta, finito. Non è più divertente. Sei stato scherzato, sei contento? Che cosa? Questa non era la vera Serbian Dancing Lady, questo era un nostro amico. Con un mod menu si può fare tutto, è tutta una magia. Ma tirami via da qui, ma... Non è la vera Serbian Dancing Lady, smettila! Oh, ma siamo sicuri? Credo. Ti prendeva, insomma, a razzate solo a te. Di solito ammazzava me la vera Serbian Dancing Lady, infatti vi consiglio di vedere. Allora si merita un pugno. Vabbè. Comunque tu ti sei spaventato un sacco quando hai sentito quel rumore, tipo quell'urlo. Eh sì, per forza. Vabbè, questo video andrà su YouTube, va bene? D'accordo, però me la pagherai.